migliaia a Beirut oggi hanno continuato il sit-in iniziato ieri per protestare contro le nuove tasse decise dal governo, ma anche contro il caro vita e la corruzione, mentre scuole, università, banche e sedi istituzionali del Libano sono rimaste chiuse in vista di nuovi disordini. Il bilancio degli scontri avvenuti stanotte tra manifestanti e forze dell'ordine nella capitale, come in altre zone del paese, è pesantissimo. Almeno 2 vittime si tratterebbe, secondo fonti locali, di 2 lavoratori siriani morti asfissiati in un incendio a Beirut e 60 feriti. Ieri sera migliaia erano tornati in piazza nella capitale e in altre città contro l'imposta sull'uso di WhatsApp e di altri mezzi di comunicazione via internet, subito revocata dal governo. Ma le proteste si sono allargate con blocchi di strade e ponti, mentre i dimostranti davano fuoco a cassonetti di immondizia e copertoni di auto. Solo all'alba le forze di sicurezza sono riuscite a disperdere i manifestanti nel centro di Beirut, riaprendo quasi tutte le strade, oggi però di nuovo paralizzate dai manifestanti, e il Consiglio dei Ministri, previsto in giornata, è stato annullato.